Salve a tutti, io sono G90Gamer e bentornati in questo nuovo video mukbang sul canale. Allora signori, come potete ben notare abbiamo una ciotola con un po' di robine. Tra un pochino vi andrò a dire qualche cosina riguardante questo nuovo piatto. Allora, sto utilizzando, come potete ben notare, il tavolo che avevo fatto oggi pomeriggio. Soltanto che purtroppo, ahimè, ci sono ancora un pochettino di buchi, come detto è ancora da sistemare del tutto, però pian pianino ragazzi ci sto riuscendo. Come potete ben notare abbiamo una bottiglia d'acqua, la mia bevanda preferita, il bicchiere, tovaglioli, piatto di cibo e in più abbiamo anche un po' di scatole perché erano sul termosifone, le ho spostate e le ho messe qui anche per fare un attimino con pandan con l'ambiente. Dunque andiamo subito a dire quello che ci sta all'interno di questo piatto. Come potete ben notare abbiamo un po' di riso con della carne. Allora, io questo piatto l'ho adorato fin dal principio quando ho iniziato a fare un po' di allenamenti. Questo piatto l'ho realizzato io, che poi comunque sia mangiano tutti quanti i bodybuilding eccetera, è semplicemente riso bianco cotto con un po' di riso, con un po' di carne, qualsiasi tipo di carne voi volete metterci all'interno va benissimo anche. Uguale. La carne che sto utilizzando io è una, se non vado errato, mi sa che dovrebbe essere delle fettine di lonza tagliate. Procedimento, come faccio? Innanzitutto io ho messo la carne a friggere. Una volta messa la carne a friggere, ho aspettato leggermente che si cuocesse per benino, insomma colorito dorato, non di più, e nel frattempo che si cucinava la carne, che si andava a rosolare la carne, sono andato a mettere l'acqua con il riso e ho fatto cuocere il riso. Ovviamente il riso certamente non l'ho fatto scuocere, ma l'ho fatto semplicemente al dente in modo che si digerisce meglio e tutto. È un piatto molto molto ricco sia di proteine che anche di carboidrati, insomma una roba combinata eccetera, e devo dirvi ragazzi che è veramente un piatto molto molto fenomenale, io ve lo posso consigliare. Dunque oggi mi sento un po' un piccolo mago. Allora, oggi siamo nel mese di luglio, tra un pochino sarà il mio compleanno. Non vi andrò a dire quale sarà il giorno del mio compleanno, né tantomeno il mese. Ma sarete voi qui sotto qui nei commenti a scrivere sia il giorno che il mese con precisione. Se magari qualcuno di voi ha voglia di, tra virgolette, scherzare eccetera eccetera, beh, può scrivere qui sotto qui nei commenti qual è il giorno del mio compleanno. Per chi darà la risposta esatta, certamente dal sottoscritto avrà un like e anche un cuoricino alla risposta. Signori, bando alle ciance, buona cena a tutti, io inizio a mangiare. L'unica cosa che ho fatto, ho insaporito il tutto con un po' di pepe nero macinato per dare un gusto un pochettino leggermente piccantino, ma non tantissimo, ed in effetti il più delle volte vado ad aggiungerci anche un pochettino di cipolla sempre fritta, sempre soffritta, però questa sera non ne avevo tanto voglia di mettere la cipolla. Però se volete provare questo piatto, molto molto semplice, si prepara in 2-3 minuti perché il riso sta poco per potersi cuocere, mentre la carne anche lo stesso. Se volete fare con cipolla e carne, basta metterle tutte e due insieme, io almeno così uso fare, però c'è altra gente che prima fa soffriggere la cipolla, toglie la cipolla e mette a soffriggere direttamente la carne. Io invece faccio entrambi, metto a soffriggere direttamente la cipolla con la carne insieme, faccio rosolare il tutto, faccio diventare dorato il tutto e poi dopo lo tiro e lo metto in una ciotola, aspetto che si cuoce la pasta e mischio tutto quanto insieme ed è pronto per mangiare. Ragazzi, buon appetito! Un ottimo piatto ragazzi, credetemi, se ci provate veramente rimarrete molto molto soddisfatti. Forse magari qualcuno di voi potrebbe non ammirare il piatto, perché comunque sia forse magari c'è qualcuno che non piace la carne, o magari che non piace la cipolla, o magari che non piace ad esempio il riso, ma potrete sostituire il riso
non so, ad un altro tipo di pasta che piace a voi. Io ad esempio lo faccio con il riso, però lo posso fare con degli spaghetti o magari con delle penne o con delle farfalle, insomma con qualsiasi tipo di pasta. Però io ho provato la prima volta a farlo con il riso e sono rimasto molto molto soddisfatto. Signori, salute! Mi raccomando, bevete sempre acqua perché l'acqua fa sempre bene. Allora, un'altra cosa, sto registrando con la Lumix FZ300 perché purtroppo la Sony, la videocamera Sony, si sta ricaricando la batteria ed in effetti sono andato ad acquistare la batteria fittizia. Questa qui è la batteria fittizia, molto molto utile almeno per me, sia per registrazione che anche per le live. Certamente la videocamera, come detto ragazzi, purtroppo si surriscalda tantissimo e ho provato a sia ad aprire lo sportellino della batteria ma anche ad aprire lo schermetto LCD posteriore e quantomeno cerco di fare anche un'ora / un'ora e mezza di registrazione senza nessun tipo di problema. Squisito ragazzi, squisito veramente, nulla da dire, mi piace. Dunque, allora, ci sta più riso che non carne, le fettine di carne ne sono ben 3 o 4 se non vado errato, però per un pasto del genere ve lo potete portare anche al lavoro, magari se qualcuno di voi lavora in qualche posto che non può ritornare direttamente a casa a pranzo e se vi portate magari un piatto del genere, beh, diciamo che già vi può sostenere veramente tantissimo, perché comunque sì, avete carboidrati che lo prendete dalla pasta e le proteine che le prendete dalla carne, quindi ho fatto un misto tra uno e l'altro. Ottimo, davvero ottimo ragazzi. Devo dire che questo tavolo, signori, mi sta garbando veramente tantissimo e mi sa tanto che mi si sta scaricando anche quel cavolo di faretto sulla videocamera. Perfetto! Raga, fa caldo, fa un caldo tremendo che non ci avete nemmeno idea. E purtroppo sì ragazzi, purtroppo sì, fa veramente tanto tanto caldo. Poi specialmente mangiare un piatto di pasta fa ancora più caldo, questo è anche vero. Alla perfezione. Certo, questo piatto lo rifaccio di nuovo stasera perché domani, essendo lunedì, devo andare al lavoro e me lo porterò anche al lavoro. Comunque un'altra cosa ragazzi, siamo arrivati a ben 207 iscritti. In primis grazie veramente a tutti e in secondis in questi giorni arriveranno nuovi video della serie di Resident Evil Revelations 2. Maronne ragazzi, mi è andato a finire un chicco di riso di traverso. Maronne, tra un po' muoio. Niente panico. Sono vivo. Maronne santa, sto cacchio di chicco di riso mi sta facendo passare le pene dell'inferno. Dicevo, in questi giorni usciranno le serie di Resident Evil Revelations 2. Mi raccomando, restate sintonizzati sul canale perché usciranno nuovi video. Chiedo scusa ragazzi, ma purtroppo un chicco di riso mi stava quasi ammazzando, trucidando malo malo, però è tutto a posto. Sto vedendo che è ancora di più sto cacchio di faretto. Si sta scaricando. Maronne. Perfetto ragazzi, io ho finito completamente il mio piatto, come potete ben notare non ci sta più niente all'interno. Ottimo, bevuta di acqua. Ottimo, signori, sono sudato come un ludro, ma veramente sudatissimo. E oh, raga, che volete, ahimè, fa caldo. Oddio, maronne, allora... Ragazzi miei, prima di concludere questo video vi chiedo già in anticipo scusa per la quantità di luce, ma purtroppo sto cavolo di faretto sulla videocamera proprio adesso mi si doveva andare a scaricare quasi a fine video.
Cercherò quantomeno di andare ad aumentare la luminosità in post-produzione. Ragazzi, detto questo, concludo qui questo nuovo video mukbang sul canale. Detto questo, vi invito a lasciare un like, a commentare, ad iscrivervi, attivare la campanellina, condividere questo video per poter aiutare sia il canale a crescere. E noi ci si becca molto presto in un nuovo video. Un saluto a tutti da G90Gamer. Ciao!